12 marzo, oggi parliamo di un santo popolarissimo, un santo amato, forse il prototipo del santo moderno come lo pensiamo adesso, cioè un santo esperto con i giovani, dedito alle opere di carità, umile, povero, parsimonioso, grande nell'oratoria sacra, nella predicazione. Insomma, un santo completo così come il mondo di oggi lo vuole e lo desidera. Sto parlando di San Luigi Orione, Don Luigi Orione, tutti più o meno lo conoscono. Nasce a Pontecurone il 23 giugno, vicino Alessandria, il 23 giugno 1872. I genitori sono persone virtuose, ottimi cristiani. La madre gli insegna una pietà solida e anche una concretezza nella vita. Lui lavora ai campi e studia. A 15 anni entra tra i frati minori, ma poi ne esce per una brutta broncopolmonite che lo porta al limitare della vita. Nel 1886 entra tra i salesiani. San Giovanni Bosco lo benedice, lo vuole tra i suoi a tutti i costi, ma un anno dopo la morte di San Giovanni Bosco, cioè nel 1889, Luigi Orione esce dai Salesiani, esce perché sente nel suo cuore che la sua vocazione è un'altra. È importante questo perché per quanto può essere grande e importante una vocazione come quella salesiana, non è mai di tutti e ci sono sfumature diverse, ecco, nella vita di ogni vocazione, di ogni santo, e in ogni vocazione c'è una sfumatura particolare, una sfumatura dello spirito che ognuno deve accogliere. Entra nel seminario di Tortona e non ha i soldi per pagarsi la retta, allora vive in uno stanzino sopra la cattedrale. Serve le messe dei canonici e loro gli danno un piccolo compenso, con quello si paga la retta. Intanto pensa ai ragazzi, ha fatto tesoro dell'esperienza salesiana, quindi apre un oratorio prima nel giardino del Vescovado e poi in altri locali, superata l'incomprensione anche di qualche sacerdote, come spesso avviene. Viene ordinato il 13 aprile 1895 e diventa subito un vulcano di idee e di attività. Fonda colonie, collegi per i poveri che non possono permettersi la retta nello studio o possono permettersela solo in minima parte. Combatte la massoneria, predica, gira. Fonda la sua congregazione, i figli della Divina Provvidenza, il ramo maschile e femminile, poi anche altri sottorami del suo ordine, come quello delle suore cieche, per esempio, è inarrestabile ed è creativo nella sua opera e nel suo pensiero, devotissimo della Madonna. Uomo di grande carità, nel 1908, dopo il terremoto di Messina, San Pio X, che lo stima enormemente, lo nomina vicario di Messina per 3 anni. Così si distingue anche nel terremoto della Marsica del 1915, dove quando il re si reca a visitare i terremotati, lui, tra virgolette, ruba una macchina e vi fa entrare i feriti, e il re poi lo loda per questo gesto, non poteva fare altrimenti. Dopo la prima guerra mondiale diventa una personalità in vista dell'Italia di quel tempo sul piano della fede cattolica, per cui è anche merito suo se ci fu un riavvicinamento tra la Santa Sede e il Regno d'Italia che portò poi l'11 febbraio 1929 alla conciliazione, soprattutto ad opera di Francesco Pacelli, fratello
del futuro Pio XII, ma non senza l'opera e l'autorevolezza, l'autorevole mediazione di Don Luigi Orione, di San Luigi Orione. Potremmo dire che è uno dei protagonisti dei patti lateranensi e della soluzione della cosiddetta questione romana. L'ultima fase della sua vita è caratterizzata da una grande espansione missionaria della sua opera. Egli manda i membri delle sue congregazioni maschili e femminili, oramai erano tante, le vocazioni erano numerosissime, li manda in America Latina, in Africa, negli Stati Uniti, in Palestina. Egli stesso si reca 2 volte in America Latina e vi rimane 3 anni ogni volta. Muore improvvisamente, quasi consumato come una candela che arde e risplende, il 12 di marzo 1940, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. San Luigi Orione dona a noi sacerdoti quello zelo, quello slancio, quell'entusiasmo, quella missionarietà che ti fu propria, perché sappiamo essere preti moderni, dediti al tempo stesso all'evangelizzazione e alla carità.